forse a Londra? Sì, il Memorial da Loja ha sempre significato per noi italiani l'inizio della stagione internazionale, quest'anno anticipata di circa un mese, in quanto si è sempre gareggiati ai primi di maggio. Questa volta per forza di cose si è dovuto anticipare la regata, come tutte le regate internazionali, di circa un mese, perché le Olimpiadi termineranno i primi di agosto e quindi per necessità si è dovuto anticipare la stagione. Di sicuro l'inverno ormai alle spalle e tutta la squadra azzurra ormai è già pronta per gareggiare a livelli non dico massimali, ma più o meno ci siamo vicini. Questo è il doppio junior femminile per quanto riguarda la prima gara che andiamo a seguire insieme, con in acqua 1 Carmela Pappalardo e Laura Bianca Pelloni, in acqua 2 il Messico con Brenda Garcia e Carla Carbaglio, in acqua 3 Paola Piazzola e Stefania Gobbi, in acqua 4 invece Veronica Calabrese e Valentina Rodini. Eccole qui, bene, tanto proprio l'Italia con l'equipaggio al 3, Paola Piazzola e Stefania Gobbi che ha preso la testa di questa prima gara. Sì, da qualche edizione si è deciso di far gareggiare anche gli atleti delle categorie juniores. L'Italia presenta una nutrita compagine e di sicuro non hanno risposto tantissimo i paesi stranieri, non sono riusciti a coprire benissimo tutte le corsie di regata, ma a livello senior assoluto, pesi leggeri, ci saranno delle belle e interessanti battaglie in acqua, in quanto fra un po' inizieranno appunto la prossima gara con il doppio senior. E la gara insomma che andremo a vedere, peraltro è un misto come spesso capita, perché abbiamo anche Elia Luini e Pietro Ruta, sono due leggeri. Ricordiamo insomma che Luini sarà, speriamo, uno dei protagonisti all'Olimpiade londinese nel doppio PL, chiaramente doppio pesi leggeri. Ti chiedo, fin qua come ti sembra la preparazione, come si è lavorato in prospettiva olimpica, cose che abbiamo detto spesso, le quali insomma ci si confronta, però ricordiamo anche che nel canottaggio, come d'altronde anche tutti gli sport, quando ci si avvicina ad una Olimpiade le cose possono anche cambiare in maniera abbastanza repentina, no? Sì, l'edizione olimpica, la gara olimpica è sempre un'incognita. Tante volte si è visto capitolare equipaggi strafavoriti e invece andare al bersaglio con outsider o equipaggi che non si pensava minimamente potessero fare risultato. Quest'anno la squadra azzurra, a mio avviso, nel settore pesi leggeri è molto competitiva. I ragazzi sia nel doppio che nel quattro senza quest'oggi gareggeranno nella categoria assoluta, quindi si ci metteranno comunque nel contro atleti di peso superiore, quindi avranno un handicap da superare. Per quanto riguarda la squadra senior invece credo che avranno ancora qualche difficoltà forse di assemblaggio di equipaggio, ma da qui a poco credo che si metterà a punto anche quest'altro problema all'interno della squadra assoluta. Buongiorno al presidente Gandola, presidente della Federcanottaggio. Buongiorno a voi. Abbiamo fatto insomma un'introduzione, io e Raffaello Leonardo, parlando di come sia scattata di fatto oggi per quanto riguarda l'Italia, no? La stagione internazionale, di come abbia comunque un valore capire a che punto si è, perché ci si avvicina all'Olimpiade di Londra, c'è ancora tempo, ci sarà la Coppa del Mondo, l'ultima regata di qualificazione a Lucerna, quindi ancora tempo magari per discutere, per trovare gli assetti giusti c'è. Però lei fin qua come valuta la stagione? Quest'anno è una stagione che parte molto presto, l'anno olimpico si sa c'è bisogno di mettere a punto molte cose anche in vista delle qualificazioni olimpiche possibili. Certamente abbiamo lavorato molto duramente e il fatto di avere qui delle nazioni importanti sicuramente ci darà avremo dei feedback positivi, perché avremo dei riferimenti sulla base dell'attività internazionale. Su questo non ci sono dubbi, comunque già è un elemento importante, no? Poter magari
confrontarsi con, ci sono anche delle barche e degli atleti, ricordiamo, a livello internazionale protagonisti. Certamente, sì. Da queste regate noi trarremo delle indicazioni e apporteremo i dovuti correttivi agli nostri equipaggi per far sì che affrontino nel modo dovuto la stagione e quindi poi le Olimpiadi. Beh, di sicuro, come dicevamo prima nell'introduzione, e che poi è stato anche un segnale che hanno dato gli equipaggi dal mondiale dello scorso anno, abbiamo una squadra pesi leggeri molto competitiva, magari ancora qualche difficoltà nella messa a punto forse dell'assetto imbarcazione o comunque della creazione proprio dell'equipaggio finale per quanto riguarda quelli senior, tranne un po' il due senza, però tutti gli altri equipaggi stanno ancora in fase di sperimentazione. Certamente i pesi leggeri hanno avuto un crescendo formidabile e devo dire che i risultati e i test sono più che positivi. In questo momento abbiamo qualche atleta che ha qualche acciacco, ma comunque gareggerà e sono sicuro che farà del suo meglio per tenere alti i colori della Federazione Italiana Canottaggio e dell'Italia. Per quanto riguarda il settore senior, alcune situazioni sono ancora da definire. Quest'anno è stata introdotta una notevole competizione tra gli atleti che ha dato degli stimoli positivi e si sono poi riscontrati oggettivamente con i miglioramenti nelle performance degli atleti. Gli equipaggi definitivi sono ancora da definire e questo ci fa ben sperare perché vuol dire che possiamo ancora migliorare. Grazie Presidente, allora, grazie, buona giornata, buon lavoro, buone tappe di avvicinamento ovviamente a Londra anche per lei. Intanto prosegue la gara chiaramente juniors per quanto riguarda il doppio femminile, che è di fatto acqua 1 e acqua 4, la lotta tra Bianca Belloni e Carmela Pappalardo e Valentina Rodini e Veronica Calabrese, che sono anche, insomma, la Calabrese soprattutto uno degli astri nascenti, se vogliamo, del canottaggio femminile italiano, che è cresciuto tanto a livello proprio tecnico, a livello anche di preparazione, comunque con quel che ha portato di suo Josie Wetkonschot, commissario tecnico olandese, che certamente ha dato delle novità anche dal punto di vista della preparazione, anche forse dal punto di vista culturale, perché lui ha sempre detto: in Italia l'unico difetto che avete, forse il difetto principale, è quello di cominciare troppo presto a fare canottaggio, mentre da noi magari si comincia dopo, nell'adolescenza, 14-15 anni, e paradossalmente si ha più voglia e anche più capacità. Spesso invece molti di voi arrivano magari ai grandi appuntamenti che sono già 20 anni che vogano, forse anche un po' scarichi. Tanto bello l'arrivo, punta a punta la meglio l'acqua 4 con Rodini Calabrese, poi Pelle Pappalardo invece per il secondo posto, arriva staccata di tanto in acqua 3 Stefania Gobbi e Paola Piazzolla, ultime le messicane, veramente molto distanti, ma insomma non è che abbiano poi una grande tradizione a livello di canottaggio, anche se pure Sud America sta comunque pian piano crescendo. Ti chiedo, sei d'accordo con Wetkonschot, tu che insomma voghi da una vita, hai vogato una vita seppur giovane, sei d'accordo che magari c'è questo elemento di cominciare forse troppo presto in Italia a far canottaggio? In Beh, generale con gli sport, eh? Beh, in Italia si inizia abbastanza presto il canottaggio è uno sport dove, diciamo che tra virgolette, non si gioca, è uno sport dove, diciamo, si fatica sì, un po' di più, ma con questo non voglio assolutamente togliere nulla al canottaggio, che lo sport forse a mio avviso è sono di parte più bello del mondo, ma in ogni caso forse iniziarlo in un'età un po' più, diciamo, matura potrebbe, ecco, garantire una maggiore longevità all'atleta. Io l'ho iniziato a 15 anni, sono riuscito, beh, stato tu uno, già sì, certo, a mio avviso iniziarlo a 10 anni un ragazzino che comunque sia ha il piacere di giocare gli sport con quella che si può dire una palla, come il calcio, basket, pallavolo, tennis, sono secondo me più indicati per un ragazzino. Poi magari l'avvicinarsi al canottaggio in un'età più, diciamo, matura potrebbe di sicuro facilitare.